Scusate la luce pessima, quasi inesistente. Sono le 11 e 5 minuti, le 23, e stavo per andare a letto, ma guarda un po' quanto si vede la macchia qui. Non so cosa percepiate voi, ma qua si vede proprio una macchia tremenda. Mamma, tremendo, c'è sempre peggio. Comunque, stavo per andare a letto, cioè in realtà mi devo ancora mettere il pigiama perché ho un vestitino che avevo durante la giornata. C'è accesa solo la abat-jour che ovviamente fa una luce molto fioca e il telefono rende tutto ancora più buio. Oggi sono riuscita a guardare quasi tutto un intero programma in prima serata, cosa che non riesco a fare mai praticamente. E stavo guardando, oggi era la serata di Coppie in attesa, un programma che è iniziato l'anno scorso, sempre in questo periodo. Perché mi ricordo che lo guardavo quando a cavallo dell'ultimo periodo di gravidanza, il giorno in cui ho partorito, la sera in cui ho partorito c'era questo programma, cioè c'era una puntata e poi l'abbiamo guardato anche le 2 settimane successive, mi pare. Quindi è un programma che comunque mi emoziona tanto. Infatti, del quale ho perso tutte insomma, le prime puntate, non so quante, forse è iniziato da 3 settimane, una cosa del genere. Infatti, appena l'ho visto, quando sono riuscita a iniziare a guardarlo, c'era un parto in corso. Si piange sempre. Si piange, no? Ci si commuove sempre. Sono riuscita a guardare la TV perché sono riuscita a mettere Tommaso a letto presto, dopo una giornata. Io oggi sono distrutta, veramente distrutta. Oggi ha fatto l'ultimo richiamo dei vaccini, quindi abbiamo chiuso l'anno. Quindi il terzo e ultimo richiamo del primo ciclo di vaccini, poi tra 2 settimane incomincerà il nuovo ciclo. Non sta tanto bene, quindi era tutto il giorno, l'ho tenuto tutto il giorno in braccio. Tenere un bambino di 11 kg in braccio tutto il giorno, sempre su un lato, o si dimena e si sbatte da una parte all'altra. Ha pianto tutto il giorno, io sono tutto il giorno a casa, cosa che generalmente lo rende particolarmente irrequieto. Oggi poi non stava bene, poi è salita un po' di febbre, quindi vi giuro, oggi è stato devastante, non potevo appoggiarlo da nessuna parte, non voleva stare seduto, a malapena per i pasti è rimasto seduto nel seggiolone, ed è stata una giornata lunghissima e so che sarà anche una notte lunghissima. Ma d'altronde, a questo sono abituata. Non ha dormito per 11 mesi, nell'ultimo mese ha preso un ritmo, diciamo, decente. Quindi la giornata di oggi mi ha un po'. Sono un po' provata. Poi stavo per spegnere la TV quando mi è arrivata una notifica su Facebook. Di un contatto di una conoscenza, che non è un'amicizia, ma comunque una conoscente turca, mi è arrivato così, nome e cognome, insomma, non so, ha dichiarato, dice, comunque dice di stare bene, capivo, ho cliccato sulla notifica, ho letto che un'ora fa più o meno c'è stato un attentato all'aeroporto di Istanbul. Quindi la cosa mi ha mandato. Io quando sento queste cose proprio. Mi si stringe il cuore, lo stomaco, mi viene una rabbia, un nervoso.
Un dispiacere atroce, ma dimmi, no, cioè, non lo so. Per quante cose sento tutto il giorno, tutti i giorni, non so, io rimango sempre senza parole, cioè, non capisco come veramente come si possa fare tanto male così. Tu sei in aeroporto, sei pronto a partire. O a tornare a casa, chi lo sa, arriva uno e inizia a sparare, un altro si fa esplodere. Insomma, quindi questa notizia un po' che ovviamente mi porta a fare tanti altri pensieri correlati, che insomma non è questa la sede ovviamente in cui trattarli, ma no buono, ecco. Speriamo che qualcuno dall'alto ci metta una mano in testa, va. Poi che altro vi posso dire? Non so perché mi sia venuta tra l'altro la voglia di fare un video. Boh. Io spero che almeno si veda questa quantità di luce che vedo io, perché se si vede ancora più buio praticamente diventa un audio, non un video. Comunque chi avesse voglia di il discorso è sempre lo stesso, se hai voglia di guardarlo lo guardi, se non hai voglia di guardarlo non guardarlo. Ah, ecco, a proposito, non ho ancora potuto rispondere a tutti i commenti che mi avete scritto sotto l'ultimo video, sotto il video polemica barra paternale barra sfogo. Sì, no, mi aspettavo un minimo di reazione, me l'aspettavo. Mi aspettavo anche delle reazioni negative che francamente non sono arrivate, ma non mi aspettavo così tanto affetto espresso, soprattutto dopo una mia lunga assenza. Veramente, ogni volta che leggevo i messaggi, non lo so, è stato, ora non so, non è, lo sapete, chi mi segue sa che non è da me essere eccessivamente mielosa, forse per niente, o fare la dolce a tutti i costi, però la sensazione era quella di ricevere un abbraccio ad ogni commento che leggevo. Non so, è stato, non so, commovente e piacevole. Chiudiamola qua. No, non stavo piangendo, mi prude l'occhio, giuro. Quindi, comunque, grazie, veramente grazie. E ricevere e leggere i vostri commenti nel corso delle 24-48 ore successive, mi ha dato una carica, inaspettata. Mi ha portato a fare delle riflessioni, al termine delle quali mi sono sentita, bene. Mi sono sentita bene e mi sono sentita orgogliosa di quello che sto facendo e quello che ho fatto finora. Sbagli compresi, tutto compreso. Quindi, io volevo salutarvi, adesso vado a mettermi la camicia da notte, perché ormai fa troppo caldo per il pigiama naturalmente. Mi lavo i denti. Ah, oggi ho messo un po' di mascara, quindi sì, mi sa che me lo devo togliere. Eppure, non so, ho il pensiero, ho l'idea, la sensazione di dimenticarmi qualcosa. Vabbè, è anche inutile stare zitta davanti a un video, quindi se non mi viene in mente vuol dire che non era nulla di importante. Io spero di passare una notte
non dico eccessivamente, non dico calma, ma non eccessivamente agitata. Ecco, spero che si svegli una, massimo due volte, soprattutto che riesca a farlo, scusate, a farlo riaddormentare in fretta. All'ultimo vaccino, quindi a questo l'ultimo richiamo che ha fatto, ovviamente un po' più grande rispetto ai precedenti, quindi ero curiosa di vedere come avrebbe reagito alle punture, perché sono due, una per coscia. Effettivamente si è reso conto un pochino di più. Ovviamente ha pianto per il dolore non tanto della puntura, ma del liquido, della medicina. Però poi è passato. Io sono molto tranquilla anche per quello. Dopo i vaccini sono andata al supermercato di fronte e c'era una signora, una nonna, che ha visto Tommaso, bella bambina, no, signor maschietto, come al solito, e no, signor maschietto, ah, che bravo questo bambino, e come io dico sempre, no, guardate, è soltanto scena, è solo perché ha appena fatto i vaccini, e la signora mi ha raccontato che ha portato la nipotina a fare un vaccino, credo il primo, non lo so. Ma me l'ha raccontato con un'angoscia tale che diceva mai più vederla soffrire così tanto. E non è la prima persona, anche tante mamme si agitano, piangono addirittura. Oh, allora, a me manca una parte di igiene materno. Oh, io veramente queste cose non le capisco. Ma perché mi dovrei disperare, mi dovrei agitare così tanto quando il mio ruolo è quello di tranquillizzare il bambino qualora servisse? Poi sono così piccoli, soprattutto nei primi mesi, che non ha senso. Cioè, stiamo lì, la puntura dura un attimo, finita la quale, via, non c'è più niente. Poi sono del parere che se più tu ti agiti, più trasmetti agitazione, e questo non può essere che un circolo vizioso che poi continuerà e non finirà più nel tempo. Io sono una che ha sempre avuto terrore degli aghi, ma terrore è proprio terrore. Non mi sono fatta fare dei prelievi per tipo 12 anni nella mia vita, fino a che poi sono diventata grande e ho detto vabbè, forse è il caso di farlo. E ci sono andata comunque con una paura tremenda, paura che con tutti i prelievi che ho fatto in gravidanza, insomma, alla fin fine è dovuta passare, è passata, nel senso che ormai era diventata una routine con il parto. Che è stato un parto naturale senza epidurale, la mia soglia del dolore naturalmente si è leggermente modificata. Giusto un attimo. Tuttavia, il concetto di ago anche oggi mi turbano un poco. Però da qui a pensare di entrare nel panico più totale perché mio figlio deve fare un vaccino non mi sfiora neanche lontanamente. Comunque, insomma, io non ho mai niente da dire, però alla fine qualcosa da dire la trovo sempre. Sto giocando con questo filo perché fatemelo pescare. Io a letto, praticamente sempre sotto il cuscino, se non nel comodino, tengo le mie sleep phones. Le mie sleep phones sono delle cuffie. Non si vede perché non c'è luce, comunque. Sleep phones. Sono delle cuffie, una è una fascetta. Sì, si mette. Dove sono le cuffie? Le ho perse. Così. Qua ci sono le cuffie che si devono regolare. Ho sbagliato taglia perché poi questa per sentire bene le cuffie qua, sono delle cuffie piatte. Questo qua me lo devo sempre tenere un pochino sceso, tipo vacanza sulla neve. Qui esce il filo.
che è un filo molto comodo, un filo tipo di cotone, molto morbido. E il cavetto si attacca al telefono e ti permette di dormire sulle cuffie molto tranquillamente senza i dolori degli auricolari. Ho sbagliato taglia. Questa è una M. Tuttavia ancora non riesco a capire se sia grande o piccola. Perché a me sembra grande la fascia, però le cuffie salgono, quindi sembra piccola. Sono mesi che ci penso e non capisco ancora se sia grande o piccola. Comunque, queste sono e queste mi tengo. E sono fighe perché io le utilizzo la sera barra notte per ascoltare i video ASMR soprattutto e talvolta anche qualche video normale, ma per lo più ASMR. Se mi serve quando non riesco a prendere sonno, oppure così per ascoltare. Sono molto fighe, l'ho già detto. Va bene. Io lo metto a caricare, vado a cambiarmi, mi lavo i denti, mi tolgo il mascara, mi metto la camicia da notte. Buonanotte.